Bisogna imparare ad ascoltare Cardinale Grech durante il sinodo. Essere Chiesa significa essere popolo di Dio. Sono molto lieto di trovarmi in mezzo a voi in questo momento del processo sinodale al quale il Papa ci ha chiamato per porre le basi di una Chiesa capace di comunione, partecipazione e missione. Il Cardinale Mario Grech, segretario generale del sinodo, saluta l'Assemblea riunita al Centro Congressi del Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Una visita a Siracusa prima per un incontro con il clero, poi per una visita alla Casa del Pianto in Cattedrale e alla Catacomba di San Giovanni e infine l'incontro con i fedeli. Popolo Santo di Dio, il soggetto del percorso sinodale, può essere il titolo di un incontro al termine del quale il Cardinale ha risposto alle tante sollecitazioni. Abbiamo bisogno di qualcuno che possa accendere il fuoco nei nostri cuori, in modo che ciascuno di noi, battezzati, saremo in grado di dar fuoco. Io prego lo Spirito Santo di accendere il nostro cuore, il cuore del Santo Popolo di Dio, così potremo riscaldare tanti cuori degli uomini e delle donne. Il Cardinale Grech ha sottolineato come il Sinodo è stato sempre concepito come un procedimento che coinvolge solamente i Vescovi, o più esattamente un gruppo di Vescovi, e invece Papa Francesco, senza perdere la dimensione episcopale del Sinodo, ha deciso che il soggetto del percorso sinodale fosse il popolo di Dio nella sua interezza, un sinodo al quale è convocata a diversi livelli tutta la Chiesa, con l'obiettivo di coinvolgere il più possibile tutti i battezzati, così da ascoltare la loro voce e riconoscere in essa e attraverso essa la voce dello Spirito Santo.